Guarda, guarda, Sleep. Non Sleep? c'è scritto Start Game, c'è scritto Sleep, originale. Attenzione, hanno usato Guarda anche il lì. font della... Non ho Ah. usato il font della macchina da scrivere e poi un font che non c'entra un cazzo per il titolo del gioco, ma GG. L'annino si chiama arte, tu non la capisci, ok? Basta. Sicuro. Vai, vai. Qua, qua, amici, qua, qua. Qua, qua. È piccolina perché si sente sola, perché non c'è nessuno, ci sono solo io a casa e sono fuori e lei rimane sola. Piccola, cerca compagnia. Esatto. Altrimenti col Sembra cazzo che la semplice. vedevate in camera. Infatti non c'è mai, è quella la cosa strana. Va bene. Liquid, ma quando giochi streammi sempre o giochi anche senza streammare? No, non gioco mai senza, quasi senza streammare. A parte quando gioco con la PS Vita di solito. Ce la fai avvicinarti alla finestra? Erano fighi quegli alberi, no? Sembravano fatti bene, l'effetto ci stava. Cambiato No. idea, levati. Era bello finché non ti avvicinavi, perché se li vedi così sembra GG. È perché non è fatto per guardare in basso, se guardi in basso c'era la merda, no? Esatto. Perché? Perché Boh, this time? perché ha detto che evidentemente lui ha spesso incubi, almeno così sembra. Che c'è di male? Sono belli gli incubi. Sono belli raccontati il giorno dopo, mentre li vivi non tanto. Come quelli delle scatole. Ma va a Ma cagare. Ciao Gomboni. Gomboni, aiuto. No, Gomboni, cosa fai qua? Gomboni, non ci capiamo. Allora, devi andare a dormire, Gomboni. Ti voglio in forma per tradurre tutto quello che c'è da tradurre domani. Su, non farmi arrabbiare. Quindi dici che quello era veramente l'annuncio per un annuncio. Vabbè, sì. Sai come andare all'Heavenly Host. Ma l'hai visto il cibo che hanno messo? Cibo? Sì, se scrolli giù c'è il cono gelato, che è la caccona della palestra messa su un cono. Ecco, ah, non ho scrollato giù. Infatti, avevo visto che l'avevi scritto nel gruppo, sta roba, ma non ho capito a cosa cazzo ti riferivi. Cazzo, invece, Sachiko compio. No, Sachiko compio. Oddio, Qu quanti anni farebbe Sachiko? Sempre sette ne fanno. No, vabbè, d'accordo, ma lei è nata in che anno? Ma io me lo dimentico sempre. I compleanni a me non stanno mai in testa. Ecco. Sorpresa che non te lo ricordi. Vediamo un po', Sachiko Birthday. Eh sì, vabbè, mi esce Hysteric Birthday.19 luglio. Cinquantatré, forse. Non lo trovo neanche. No, Gomboni, non me lo ricordo. Sei offeso, Gomboni. Ti giuro che ho cercato di memorizzarlo perché tu sei una persona importante, Gomboni, e io non è vero, Gomboni, smettila. È il compleanno di Sachiko oggi, non rubarle la gloria. Falle gli auguri, Gomboni, falle gli auguri. No, ma davvero, comunque, perché Gomboni mi aveva detto davvero il suo compleanno. Ho detto, cazzo, me lo devo assolutamente ricordare, e poi l'ho dimenticato. Io non lo sto neanche commentando, sto gioco è veramente terribile. Eh, Ma
io adesso sono paranoiato, devo trovare il compleanno, l'anno di nascita di Sacir. Metto Hysteric Bird di 2 secondi, lì lo trovo sicuramente. Strano però che non ci siano la wiki, dai. No, mettono solo giorno e mese lì. Pam pam pam. A 74 anni Sacico. A 74 anni Sacico, GG. Se li porta bene. Si porta benissimo. Cazzo, se ci pensi sarebbe ancora viva anche ai giorni d'oggi. Tristezza. Sì, tranquillamente. Cioè no, tutto fuorché tranquillamente, però insomma lo sarebbe. Quanto è bello Yambu secondo te, Nonam? Io lo chiederei a Saci. Mi chiamo Saci. Dovrei mettere il sistema di votazione a Saci per avere un altro parere. Dovresti. Cazzo, sì, dovresti. Allora, quanto è bello Yambu? Saci. Niente. Vediamo se mente, vediamo, lo chiediamo a lei allora. Vota quanto è bello Yambu. 8. Quindi però... Yambu è una merda, perché dobbiamo dare per assunto che mente spesso. Perfetto. Niente. Ho avuto un altro incubo. Una cosa positiva però ce l'ha avuta, dai. Che è finito? Che è finito, ovviamente. Ah, ok. Marco, ti prego, se vuoi scrivere il... Available on Play Store, me coglioni, eh. Minchia. Allora, you will find a good nurse here. Now you are stuck in this abandoned hospital. That crazy nurse has already killed many people. And you have to do his escape and survive. Tips! Touch on shining object. You cannot kill her. Conosce. She hates noise. She likes meat. Tranquillo, Jack, tranquillo. Era un avvertimento. Ma là che texture, guarda! Ma poi scusami, cos'è quella roba? Sembra un'interfaccia da cellulare. Ah no, sono... Play Store aveva detto. Sì, vabbè, non ho già più stamina. Fino alle 4 di breve. Ovvio. È la reazione di chiunque, no? Quando qualcuno la segue, splap, gli tira una fiorentina. No, vabbè, perché è Toma quello lì, non lo vedi? È Toma? Per tenerlo lontano. Mi sa che l'ho glitchata lì per sempre perché sta cercando di raggiungere la carne e non può. Però il tempo lì... È scaduto il tempo? Boh...
hai battuto il gioco perché lei non ti cerca più perché vuole la carne. Eh sì, è rimasta lì, eh. Però non trovo più un cazzo. Per me si sglitcha prima o poi. Io non ho capito sto timer che dovrebbe essere. Manco io. Ma è tipo Granny pure questo. Che palle che fanno tutti i giochi così adesso. La sento correre nel piano di sotto. Sta correndo sul posto, tranquillo. Che carina. Il tempo per recuperare la stamina, anche un minuto ci mette a recuperare la stamina. Ma è serio? Dio, è vero, non mi corre, eh? Madonna. Che boiata. Ma non c'è un cazzo. Oh, oh. Canzone completata, GG. Quindi non è un virus, ok? Abbiamo la conferma. Assolutamente, sì. Se vuoi andare sicuri, puoi goderti questo splendore. Oh no, guarda. Effettone. I need cutting pliers. Servono le pinze. Esatto. Che orario fai domani? Le stesse di oggi. Già, eccole lì. Cosa? No, oh, è vero. GG, che le hai viste. Dream. Gwegil, grazie mille per il follow. Oh, wow. Wow. Calma. Calma, non spaventare i nuovi arrivati, no? No. Io? Sì, tu. Che urli. Non è vero, smetti. Serve un'altra. Lei è ancora lì? Ma sì, te l'ho detto, l'hai rotto. Ah no, aspetta, il piano di sotto, giusto. Però la sento, quindi sì, è ancora lì. Sta correndo sul posto. Ma te lo immagini uno che trova lo streaming con 8 viewers su questo gioco e mi lascia il forno? Ciao, Quaggy. Ma infatti, ma c'è da volergli bene, poi non mi spaventare i nuovi arrivati e poi gli dici così tu, ma se ti manda a cagare fa solo che bene, cioè. È giusto che sappia che non faccio sempre questi giochi di merda. Ma è giusto che sappia che questi sono i momenti più alti del tuo canale. Devi stare molto calmo, non ti permettere. Sì. Guarda che mi faccio uccidere, sta ancora cercando la carne. Ma che cazzo ci fa quello lì? Mai visto chi c'è là? Guarda. Ma chi? Aranceccio? È Aranceccio, è lui. Ma alle 3 di notte, davvero? Ah, vabbè, domani sta a casa, che deve fare? Che carino, Aranceccio.
Sto gioco labirintoso al suo primo. Ma non è neanche un labirinto, sono due piani di merda. Cioè, in teoria ci avresti la tipa che ti rincorre, solamente che l'unica cosa che poteva fare per buggarla l'ha fatta come prima cosa del gioco. Vabbè, dai, se mi è uscito così a First Try, vuol dire che non è neanche così tanto difficile buggarla. Sì, però te immagina questa scena nella realtà, cioè nel senso, arriva questa, tu ti spaventi, fai, ah, tiri una fiorentina sul letto, e questa si blocca lì. È quello che è successo, sebbene sì. Cazzo, se sta a casa. Vabbè, sì, è sabato, giusto, ecco perché. Ma quanti cazzo ne ha messi di sti cosi? Basta. No, probabilmente se quello schifo ti stesse inseguendo, il gioco sarebbe anche in qualche modo difficile, però così no. Secondo me sarebbe tipo tediosissimo se mi seguisse. Almeno avresti il brivido del oh mio Dio, mi segue, devo scappare, cioè. No, no, io lo finisco adesso, non me ne frega un cazzo. Lui l'ha programmato male, io pubblico sto video così si rende conto di che stronzato ha creato. Ma guarda questo. Così vedrà che uno appena avviato il gioco gli ha buggato il mostro e gli ha fatto il gioco così normalmente. E gli hanno riso addosso in due fortissimo. Mamma mia. Questo è quello che si merita. Così magari la smettono di fare sti giochi brutti. Soda! Jintai Kaiboyo! Jintai Kaiboyo Honga Hoshi! Oggi puoi fare tutte le vivisezioni che vuoi, Sachikina, perché oggi è il tuo compleanno. In realtà, lei oggi dovrebbe essere tipo tranquilla. È vero. Essere, tipo, l'unico giorno dell'anno in cui è tranquilla, paciosa, vuole festeggiare, vuole cazzeggiare. Ma vuole vedere Ciro nudo, non lo so, vuole fare la Cristina, però non vuole uccidere nessuno. Come ieri che ha fatto interessante col tizio nudo. Quello è stato un momento altissimo. Ma tutte le frasi che ha detto ieri erano i momenti altissimi, è incredibile. Cioè, ieri davvero non ne ha sbagliata una. Non tutti gli indie horror possono avere la qualità di Pesadello, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, Ciro. Però, insomma, almeno testa il tuo fottuto gioco prima di pubblicarlo. Sì, ma ti rendi conto che io ho sbloccato questa porta qui tagliando quattro cavi? Arrivo qua, in questo piano nuovo sbloccato, e non ho trovato un cazzo in sei stanze. Guarda, tutto fottutamente vuoto. Vabbè, ci sarà per forza qualcosa se ti ci fa venire. La mia fava che cade per terra, cioè, no? C'era l'infermiera, la raccoglieva, invece l'hai buggata, la lasci lì, vaffanculo. Guarda, quanti cazzo di armadio aperto, sono con tutti i vuoti. Ciao Kaguya. Ciao Kaguya, buonasera. Io ho buttato la fiorentina sul letto e si è glitchata. Ma mi fa troppo ridere che la reazione di un uomo spaventato perché è inseguito da un'infermiera indemoniata sia lanciargli una fiorentina cruda. Andrea, grazie mille per il follow. Grazie per il follow. Io sto scoppiando a ridere innanzitutto per il suono, perché è stato proprio splat. Poi ho visto che si è buggata, niente, non ce l'ho fatta più. Oh, ora sì. Quindi te adesso volendo potresti tornare da lei, lanciargli la fiorentina da un'altra parte e magari la sbaghi. No, 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 se ne sta lì buggata, non mi interessa. No, no, non c'è un cazzo. Oh mio Dio. Ho il codice.
Mi manca la crowbar. È il testo della canzone? Sì. Eccola qua. Minchia. Mamma mia. Mamma mia, davvero. Che cazzata che ti fa aspettare un minuto per ricaricare la stamina. Madonna. Dovrei aver finito. Aspetta un minuto adesso. Ma togliti dai coglioni. Conai, conai. Calma. Niente, è cattiva anche al suo compleanno. La sua classe è la 212. Mi fa ridere la frase: cos'è sto schifo, vattene via. Che taglia suona, che poverino. È una gemella, quindi anche il suo compleanno. Ma non è mai nata, Kaguya. Sarebbe dovuto essere il suo compleanno. Oddio, è una riflessione interessante. È il suo compleanno fantasma, diciamo, dai. Il suo compleanno spirituale. È il suo hysteric birthday. Mi piacerebbe avere un hysteric birthday. Minchia. Hai visto che era horror e lui no? Che schifo. È nato in un'altra maniera? Dice lei, uscì in qualche modo e sortita, però... Ma come? Non è 202? No, 212. 112, minchia. Qui, Zosuki Desho. Yeah. Akiramenai wa. Tachiko. Gambaru. Ma ci sono i nastri della polizia, lì non posso andare. Niente. Ma che cazzo? Mi ha ucciso. Secondo me è fatto per finire così e basta. No. Oh, nella 212 non ti ci faceva arrivare. Non hai interagito con niente. Non hai parlato con nessuno. Ma c'era un terzo piano. Magari salivo al terzo piano, mi faceva scendere da un'altra parte. Potevo raggiungere 212. Però
Non lo so, è stato d'effetto, non me l'aspettavo. Sì. No, è a tempo, vedi? Prima quando ero qua al secondo piano c'era già oscurito tutto, per questo si sente il TikTok. Ah, perché mi ha detto it's too late, devo sbrigarmi, non posso, non devo arrivare in ritardo alla mia classe. No, no. Sì, ma sei al piano sbagliato? E devo trovare una scala che mi faccia scendere dall'altro lato del nastro. Vedi, 1 minuto. Porca puttana! Ah, mi dai bacini sul collo! Mi segue, ah! Finché non ti spara va bene. Dai! No, i bacini, i bacini, i bacini. Basta! Calma. Ok, c'ero quasi. Che cazzo vuol dire? Perché mi ha rubato i brodini ad arancino? Perché non ne ha 236, che povero di merda. Che povero di merda. Fai così schifo che nemmeno te li ha presi, arancino, guarda. Hai fatto pena anche a lei. Ma cos'è Ok. quella roba? È Cioè. lui, è lui. Si alza solo quando si fa tutto buio. Eccolo che corre. Ma scusa, punto esclamativo Brodini non va più, bisogna fare points. Sì, che va a punto esclamativo Brodini. Sono loro che si drogano e fanno points. Ma è andato anche con points, però a Jack non gli è partito, non so perché. Devi andare alla specie. No! No, niente. E adesso mi dai bacini. Dai bacini. E dai bacini a Sacico. Ciao Lobo. È un po' impossibile però. Cioè devo per forza passargli accanto. Questo mi stupra. L'aveva detto anche il tipo nei commenti. Devo vedere prima qual è la 309. Così vado direttamente lì, perché se mi metto a cercarla lui mi dà i bacini. Tac, tac. Il preside l'ha uccisa, Giacchino. Ok, 309 più indietro. Ok, più o meno dovrei aver capito dove sta. Sai che i passi un po' d'ansia li mettono? Cristo. Ah.
No, i bacini. Ah, ho sbagliato. No. Anche di qua, vieni. Porca puttana. Non è piacevole guardare Saci in faccia alle 3 di notte, sapete? Non particolarmente. Lo so che ormai ci siamo abituati tutti a lei, però cazzo. Io mi sono sempre immaginato della serie. Ah, allora, guarda, tu, disegnatore di cosparti, ecco, tu adesso devi ideare la forma di un aborto. Una botta. Eccolo. Come te lo immagini un aborto assassino vestito anche così alto? Mamma mia. Abbastanza calibrato bene questo gioco, oserei dire. Cioè, lui è più veloce di te, ti raggiunge e ti stupra. Devi andare dritto alla stanza giusta per Non ho sbagliato nulla stavolta, ero perfetto. Adesso ho sbagliato, quindi ho perso tempo. Ma prima no. Beh, comunque il Ah, de... mentre Cosa, vabbè. cosa? Immaginavo la scena di qua. Ah, mentre tu stai disegnando un aborto mostruoso vestito, tu, compositore, potresti scrivermi la musica più imbecille che ti viene in mente? Ma è sicuro che le serve? Sì, vai, vai, vai. Ta-ta-ra-da. Poi secondo me la musica non c'entra granché con lei. Cioè sì, appare quando c'è quella musica una volta, però non credo sia correlata a lei. No, era collegata alla stanza idiota. Non puoi andare dritto alle 309, in effetti. No, mi sa che deve prima scoprire che Luca. Non me la clicca però adesso. C'è buggato. Zarchino. Ah, ok, era F il tasto, scusate. Però non mi sta seguendo. Non lo chiama. Vabbè. Pensavo si fosse buggato con una fiorentina. Ho capito, più veloce di così, cazzo. Così, eh? Sì. Fantasma. Minchia. Grande. Grazie mille per il raid, fantasma. Sei venuto a vedere i giochi brutti. Ben Benvenuti a tutti. arrivati. Ciao Francesco, benvenuto.
Stiamo bene, Zarchino, stiamo bene. Io sono leggermente stanco, però questo gioco è così bello, così vivace che... Mamma mia. Come aver bevuto 10 Red Bull. Ma per chi non lo sapesse, il mio collega di sventura qua, tipo, ha lavorato fino alle 2 di notte, è arrivato a casa, mi fa, ecco, adesso facciamo gli indie horror, fa. Sembra un'ottima idea. Perché ci vuole dedizione. L'abbiamo scaricato dal deep web, guarda, sono convinto che itch.io sia la porta per il deep web, quindi in pratica sì. No, secondo me itch.io è il deep deep web. È il deeper web. È il web ancora più deep. Allora, io non mi posso fermare neanche un secondo, perché sennò non arrivo in tempo. Dai, dai. Ho perso tempo qui ad aprire la porta prima. Ho perso tempo perché pensavo che lui non mi seguisse, invece no, era solo buggato un attimo. E qui ogni volta sbaglio. Porca Non lo puttana. so perché mi fa andare, non lo so. Ah! È come te quando giocavi a quel gioco con i dei Simpson lì, che andavi sempre con la... che avevi la gara con Smithers. Sei venuto te in chiamata per farmi da navigatore. Sono venuto in chiamata per dirti destra, destra, non sinistra, destra. Cazzo, qua ci sto io in chiamata eppure continui a girare a sinistra, eh. Dimmelo, dimmelo. Te lo devo dire, te lo Sì, me lo devi dire. devo dire. Va bene, se arriva lì ti faccio destra, 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 come io, vai. Ok. Beh. Ah. Sono persi il When We Were Married, puoi sempre riscattarlo di nuovo, eh. No! Ok, ora sei andato bene, non hai perso tempo neanche all'inizio. Vai. Hai visto? Dice. Basta queste risatine! Ma non rubare i provini alla gente nuova che non ne ha, drogata! Oggi non riesce a mangiare nulla, poveraccia. Che poi quello, cioè, è quello che sta a terra, cioè, sta a terra e ce n'ha uno sopra, tipo, non ho capito, Sì, non ho sta mai lì a capito. scoparsi uno, poi si alza e insegue me. Sembra giusto. Destra. Dopo la porta, ok, bravo. Destra. Non vedo, c'è il foglio, ok. Aia, bacini. Ti ho dato il bacino perché sei stato bravo. Aia, ma stavolta... quanto bravo sono stato! Sei stato bravissimo, cazzo, troppo bravo. No, il cadavere. 306. 306... No, sei troppo. 37, 7... no? 11... Dici. Non c'è il numero. 8... Esatto. 9... 9. GG. Accettabile, dai. Almeno il gameplay era competitivo. Sì, almeno era. Era Abitard. C'è del sangue lì a terra. C'è. Guarda lì che effetto incredibile. Meraviglia. Così tanto che sto aumentando la sensibilità del mouse al massimo per muovermi. Canon.
Ciao Gano. Sì, ma la vasca è vuota, non ci sono nemmeno dentro io. In effetti, non hai una presenza corporea. E comunque ti mutano il mod. Ciao Paolino. Lascia che muta, sti cazzi. Tanto c'è poco da commentare qui. In effetti. Ma non si può fare un cazzo? No. C'è un bagno senza lavandino, è È vero? vero. Fa tutto sulla vasca, fa. Ma cos'è sta voce? E c'è qualcuno che parla di là della porta, ma quella musica di merda non mi fa sentire nulla. Monolitica, non succede qualcuno. Sono quelle in autobus di prima. Mi fa troppo ridere la scena di te che gli ridi in faccia, guarda. Ma poi loro che si incazzano con te perché ti devi stare a ridere perché ridi di più. Non ce la facevo più, che no, perché la scena è stata troppo bella. Infatti Cioè, raccontala tanto. praticamente sì, si è fermato, è entrato questo qui e un tizio che era davanti all'entrata gli ha fatto: guarda, c'è l'autista che ti sta chiamando, vuole vedere se c'è il biglietto. E lui gli ha fatto: e tu sei controllore? Brutto coglione di merda, tu non hai il diritto di chiedermi queste cose. È stato 10 minuti ad insultare sto poveraccio. E poi è sceso subito alla fermata dopo. Dopo 10 minuti di casino e caos. No, Ovviamente non ce l'aveva il biglietto. no, ce l'aveva. Aveva l'abbonamento e tutto, era in regola. Infatti non aveva nessun motivo per incazzarsi. Cioè, aveva anche ragione, ma lui ha continuato per 10 minuti. Ma digli di sì e finisce lì, ma che cazzo? Poi questo qua è uscito alla fermata dopo. È entrato in una fermata e è uscito a quella dopo. E comunque sto gioco penso sia un tizio che si sta suicidando nella vasca Sì, mentre sì, è ma che palle. un gioco abbastanza di merda. Beh. Oh, e appena è sceso questo, appena è sceso questo, hanno cominciato ad urlare a caso nell'autobus una tizia che gli ha fatto: voi ridete adesso che è andato via, però prima anche a me mi avete attaccato perché non avevo la mascherina, anche adesso non c'è la mascherina. E l'autista: e allora signora, le ho detto di mettersi la mascherina, ma porco di la mascherina, l'ho capito, ce l'ho qui. E via, altro caos. E lì sono esploso perché non ce la facevo più, perché è stato troppo bello. Cioè, Insomma, il clou è che a quel punto te la sono presa con te, cioè. sì, mi sono messo a ridere così forte che mi ha fatto: e tu cosa c'hai da ridere lì? E io: niente! Ma poi la gente che cazzo di voglia c'ha di litigare all'una di notte? Madonna, davvero? E c'avevo la collega dietro che fa: basta, questa è l'ultima volta che faccio turni fino a quest'ora, cazzo. Da domani solo turni di mattina. Sono morto. Non c'è scelta di qualità. All employees proceed to the bottom platform. Ma quanto piccoli i sottotitoli! Oh, attenzione, almeno gira decentemente e sembra nemmeno troppo brutta la grafica. Sì, la grafica è meglio di quello di prima. Oddio, un labirinto con un mostro. No, a me fanno impazzire questi, non è nino. Mi ci chiudo qui, Fallo, fallo. te lo dico, Chiudo.
Chiuditi, c'hai 40 minuti ancora, vai, GG. Sento passi, ma una luce che si avvicina. Stanno per farmi un jumpscare brutto brutto, vero? Comunque è proprio in questi giochi qua che vedi quanto la capacità di ottimizzare voglia dire tantissimo, eh? Cioè, guarda questo. Minchia, cioè, ok che sono quattro muri riciclati No, all'infinito, eh. però i riflessi della luce e tutto quanto, le texture sono competenti, non saranno incredibili, ma sono competenti. Gli sto andando incontro, eh? No, è sempre lì fermo. Ico, No, Ico, no,大丈夫? no, Sachiko-kun? no, Sachiko, non è vero un cazzo. Suono di merda! No, 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 io cambio strada. Ma che suonaccio brutto! Sono asset comprati o gratuiti che si trovano online. Sì, non lo metto in dubbio. Quello che intendo dire è che la maggior parte dei giochi Switch.io sono asset gratuiti, però trovi giochi con una grafica di merda che sono pesantissimi e giochi con una grafica decente che girano bene, come questo. Non è tanto l'asset che compri, ma è come l'attrezzi e come ottimizzi il tuo gioco, in fin dei conti. Non farlo mai più, Saggi, ti prego. Per fortuna l'ho messo basso quel suono, cazzo. Beh, conta quanto è lungo l'asset, ma come lo usi esattamente, bravo. Vedo che te ne intendi di queste cose, Ceicio. Non ho capito l'obiettivo, ho preso milioni di chiavi, ma quante cazzo di stanze chiuse? L'obiettivo è cagarti addosso. È andata quella. Si è baccato su una fiorentina. Eh no, vedi, è sempre qui. Ciao Vanix, bello sto gioco nuovo. Vanix. No, è lavato con perlana. Non mi ha visto, zitto. Ah, mi ha visto! Che cos'è? Un buco? Ah, non ci passa, corri! Ma è la Nurse, già somiglia in effetti. Calma. No, 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 scherziamo.
lo scopo è... Non lo so. Per adesso siamo qui. Ecco, guarda, l'hai chiamato, è arrivato, Nonanino, sei contento? Non sei contento, mi sa. Cosa si stava inseguendo? Si trattava di un ragno gigantesco, Meddino. Ha detto che adesso portava anche tutti gli altri. Vedo Venere, Tarantole, tutto. Allora, il mostro è carino. Il labirinto è carino. Ma non si capisce che cazzo devo fare. Lobo raccomanda un gioco. First Winter. I giochi non si raccomandano su itch.io, ragazzi, mi dispiace. Puttana! Ok, come giro l'angolo però mi perdono. Basta mettere un muro tra me e loro. Ecco come mi sono salvato prima. No, peccato, cazzo, dai, non ti stanno dicendo più nulla. Solo vicoli ciechi ovunque. Ah! E non mi sono rimaste più strade. Hai giocato Outlast? Sì, a voglia. Ah, ma è una di loro. Che stronzi che mettono lo stesso bagliore degli oggetti. Ma non sai se è un oggetto o se sono loro. Abbiamo fatto Outlast, abbiamo fatto il DLC, Outlast 2, tutti a difficoltà massima pure. Doom di Horror abbiamo portato di tutto su sto canale, cioè non è rimasto quasi più nulla, per questo dobbiamo giocare sta merda. Hai mai giocato a Monster Hunter World? Non ti rispondo, Jack. Ti ha fatto schifo il DLC di Outlast. No, dai, era carino. C'è quella parte lì col tizio che ti vuole scopare, però... Dai, è un buon prolungamento del gioco, ma ha fatto più cagare il 2, secondo me. Guarda, a me il 2 non è un brutto gioco, però non c'entra nulla con l'1. No.
Riesco a superarla, secondo te? Provaci. E ovviamente è chiuso. No. Ho guardato dappertutto. Mi dicono che è più bello il 2. Ma dipende. Dipende, ci sono cose dove il 2 è più bello. Di sicuro non la trama, però. Trama del 2 non si capisce un cazzo. E quando la capisci, capisci che in realtà era tutto lì. È la banalità in persona. C'ha alcune combinazioni tra horror psicologico che nell'uno mancavano che mi sono piaciute molto. Infatti non è solo scappa e scappa, Outlast 2, c'è anche momenti dove ci sono giochi di ombre così, pensi che un mostro ti stia inseguendo invece non c'è nessuno. Eh? Saci? Sei tu? Saci, dove devo andare? Ormai è lei quella che guida nei giochi. Cocci, cocci. Ma solo per me, secondo me se gli occhi ti mando dalla parte sbagliata. Siamo tornati. Io non ho più trovato nulla, però, né oggetti né niente. Non è che quella del primo sia bellissima, però c'ha un po' di lore l'uno, dai, se te la studi la lore dell'uno non è male. Nel due non c'è nulla di lore, zero. Cioè quello che vedi è quello che è, no? Non c'è niente di nascosto da capire. Però sì, te lo consiglio. Cioè, come horror è valido, a voglia. I colpetti te li fa prendere. Io non mi ricordo nemmeno dove sono spawnato. Pensa che era Io qui intorno. ho perso l'orientamento un secolo e mezzo fa. No, più o meno ho capito dove mi trovo, ma. Eh no, è un labirinto. Notte, arancino. Notte, Cecio. Puoi girare? Ah! Pensavo fosse più lontana. Beh, è andata dritta però. È venuta da qui. Comunque è ingiusto 350 KP punti. No, Gekino, no. Ok, questa è un'area nuova, vediamo.
C'è un muro invisibile, un lanino, non posso andare, no. Non è che è l'inizio del gioco, quello. Può essere. Non lo escludo. A mettere punti di riferimento, sì, dovrebbe. No, no, è sveglia, è sveglia. Oh, è infinito sto corridoio. Non sto dormendo, un po' sonno ce l'ho, però per il momento non sto dormendo. Ma sai che c'è? Avevo speranza per questo gioco qua, però è morta molto prima di quanto non sia morta quella di Liquidine. Peccato. Sembrava fighissimo. I primi 5 minuti era wow. Adesso è. Sì. No, sono tornato di nuovo qui. No, devo riprovare di nuovo quella porta dove devo infilare le chiavi. Forse ora le ho tutte. Oh, cazzo. Porca troia. Ah! Sto girando. Ui, ti ha dato i bacini anche lei. Vabbè, dai, basta. Lagga lo stesso, lo vedo che lagga lo stesso. Ma sto streamando a 1080, ragazzi. No, sono a 720, vero? No, sì, 720. E siete allora? Ma che. Mi ha glitchato. E allora non hanno scusa, ragazzi. Sì, ma mi ha glitchato sul soffitto, sto rotto. Però ho detto che posso rewindare, come? Guadagnino come rewindo. Boh. No, GeForce Experience. いらっしゃーい。いらっしゃーい。Moro, ma hai fatto gli auguri a Sachiko che è il suo compleanno? Non li ha Eh? fatti, Non li ha non li ha fatti, fatti. non li ha fatti, non leggono il titolo, cazzo. Perché non leggete il titolo? Allora. No, 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 abbiamo ancora visto questo, piglia un altro gioco, le 3:51 poi. Che Nino, non smettila di portarle rancore, piccolina, non sa, dai, su, dalle un pattino. Il titolo non lo legge mai nessuno. Quanto è vero? E oh. Non ho capito. Non importa. Ah, ok. Ti verso sono e faccio gli auguri, ho smesso, falli.
No, ancora lui, Nola. Non ci abbandona quel cazzo di mostro. È bello lui, dai, ci mancava. Mamma mia. È il mostro di Unity quello, è inutile. Quello è il classico mostro di Unity. Non lo so, Kaguya, l'abbiamo beccato tipo in 5 giochi, sempre quel cazzo di modello. È ovunque. È il mostro stock per definizione. Esatto. È come l'uomo ago di Genguru. No, Sachiko, ti stanno facendo gli auguri, dai. Cattiva che è tipo Alfio, dai. Esatto. Perché sono nel bagno? Che è successo? È un loop. No, non è un loop, smettila. E niente, entro in sta stanza tutto a puttane. Ma ho rewindato prima con qualche tasto, perché non me lo fa più fare quando arrivo qui? Basta. Niente, in sta stanza GG. Non devo entrare in quella camera lì, è inutile. Tanto sai che ti dico, vaffanculo sto gioco. No. Non ho capito che motore grafico è. Neanche io ho fatto il gioco. Niente, ho tolto ancora un po'. Ah no, ok, glieli ha dati. Era il furto. Niente, stanno regalando brodini a Moro. Per farlo calmare. Addirittura due ultra, guarda. Ultra. Ah no, ok. Calma però, nonnino, eh. Calmissimo. Dun dun dun. No, perché vuoi fare White Sachiko, che Nino mostro? Sareste carini però a farla diventare White Sachiko il giorno del suo compleanno, ragazzi. Lo saremmo? Le date la pace il giorno del suo compleanno, dai. Ce l'abbiamo dai coglioni proprio il giorno del suo compleanno, sarebbe brutto. Prologo, Dark Knight. Guarda lì che roba incredibile, non lagga neanche, GG. Un déjà vu, mi sa che l'abbiamo già fatto questo. C'è un orsettino. Io non lo ricordo. Un gioco investigativo alle 4 di notte doveva uscire, cazzo. No, scherzavo. No, scherzavo tantissimo. Cos'è? No.
Niente. Non lo trovo più. Premi tab. Non vedo un cazzo comunque. Ma porca puttana. Nani? Tra l'altro per il procedimento di White Sachiko devo disattivare un bordello di cose. Farla diventare white. Devo Ma in pratica disattivare in cosa? Ma roulette, ask, vota. in cosa consiste in pratica? Semplicemente disattivi il bot? Esatto. Diventa bianca. Ma diventa proprio visivamente bianco o è solo l'effetto? Sì, anche visivamente. Cioè c'è l'iconcina. Ah, C'è figo. questa qui. Non c'è la gifina ovviamente, però c'è l'immaginina così. Ah, ok. Where's my damn lighter? Where's my damn lighter? Sembra quasi anche doppiato in maniera competente, dai. Sì, sembra un gioco serio. Quindi non è adeguato questa live. Oh yeah, it's locked. Where'd I leave the key? The key. Prestad. Oh, your inventory. Non sta esaminando un cazzo. It's the office key. Where's my lighter? It's a little dark in here. Maybe I should turn the lights on. GG. Notte mattina. Notte. Ma questa è la demo di un gioco che è uscito da un bel po'. La demo, quindi magari è uscito anche qualcos'altro, oltre a sta alfa. Non dico che sembra un bel gioco, ma sembra curato almeno. Curato sicuramente. Lo dice anche Sachikina.
Grazie per l'host, Giordino. E no. Boh. 8.000 stanze tutte vuote. Come stai, Giordino? Non voglio bussare, voglio aprirla. Lui bussa. Ancora. C'era qualcosa? Ciao Nico. Ciao Nico. I should have the key to it in my locker. Che cazzo l'ha accesa quella roba lì? Ma smettila. È cliccabile la bottiglietta, non la prende. Una sega qui, altro che chiave. Lo scopo del gioco è andare a dormire, Nico. Oh, è My Locker, li ho controllati tutti. Ottimo. Boh.
Siamo ancora qua. In my locker, non è vero, non c'è un cazzo lì, sei un bugiardo di merda, sai. Così tanto sonno che non mi ha manco spaventato. Controllati tutti, te la sega. Che Sì, sta dormendo, sta chiaramente dormendo da una mezz'oretta. Posso andare a dormire per cortesia? Andiamo a dormire, dai. Per favore, non ce la faccio più. Yeah. Tanto sto gioco trona. Dice bugie. Boh, primo obiettivo del gioco, trova l'accendino. Mai trovato. Secondo obiettivo del gioco, trova le chiavi dell'ufficio. Trovate. Terzo obiettivo, trova le chiavi delle scale. Torna nell'ufficio. Mai trovate. Non lo so. A me sembra stia trollando. E basta con queste robe qui, su, non spaventano il cazzo di nessuno, danno solo fastidio. GG, Kaguya che regala brodini. Niente, ho trovato i locker e non sono manco quelli. Io bestemmio adesso. Oh, Gesù, grazie. Home sweet home. Well, kind of. Hey, ma.
Madonna, deve restare 2 ore il tutorial prima di andare via. Oh crap, I almost forgot about the pill. Ma che cazzo fai? Ma prendila, ma siamo qui per questo. Niente, non vuole. Ho capito, Rubino, ma ho sonno. Non so queste le pinnone. Ma ci stanno 35.000 tipi di pillole in sti cazzo di stanze. Adesso io devo andare a cercare ognuna per trovare quella che lui vuole. Ma ti attacchi al cazzo, basta. Andiamo, vai. Belloni, c'ho sonno. Andiamo. Notte liquidiro, notte chat. Notte non è nero. Ciao. E lui. Buonanotte. Noi ci vediamo domani. No, non ci vediamo domani. Che cazzo dico? Domani torno alla stessa ora. Dopodomani probabilmente. A meno che non facciamo un'altra live così. 2 ore e basta. Vediamo. Dipende da come sto. Buonanotte a tutti, Bennoni. Auguri, Sacichina. Nani?